Podcast heute ist die renommierte Mannschaft von Cassano Magnago. Gentile pubblico, signore e signori, dopo ben due mesi di assenza pallamano al massimo livello qui al Ressanone, eccoci di nuovo per la seconda giornata di ritorno del campionato Beretta. Avversario ospite questa sera la squadra del Cassano Magnago. Während sich die Mannschaften zurückziehen, nochmals der Hinweis. Oder damit und halt Abstand. Deshalb bitte, um größere Probleme zu vermeiden, bitte setzt die Masken auf während des Spieles und somit könnt ihr das Spiel sehr gut verfolgen. Obbligo della mascherina è ovvio durante la partita, come in tutti i palazzetti e tutte le manifestazioni, perciò per cortesia la mascherina, naso e bocca. Grazie. Vedo le squadre che si schierano all'ingresso della Sasha Milanovic, con il 12 Luca Bongiardini. Filippo Branca con 29, Stefano con 44, Jens Dimirovic. Begleitet von Maskott Miki, voran der Kapitän Alex Via mit Nummer 21, mit Nummer 2 Riccardo Di Giulio. Thank you.
gentili telespettatori. Buonasera dal Palasporti Bressanone, il saluto di Paolo Cestari per il commento della diretta tra il Brixen e il Cassano Magnago, partita valida per la 15ª giornata della Serie A1 Beretta maschile. Quinta in classifica il Bressanone con 17 punti contro il Cassano che è decimo con 9 punti all'attivo. 8 vittorie e un pareggio per i padroni di casa, frutto di 5 vittorie in casa e 3 in trasferta e un pareggio a Merano. Il Cassano ha vinto invece 3 incontri casalinghi, ha pareggiato col Merano e vinto a Rubiera. L'incontro di andata ha visto la netta vittoria esterna del Brixen da 25-18. Il pronostico sembra a favore dei padroni di casa, reduce della netta vittoria in terra siciliana sabato scorso per 35-24. Tradizionale casacca bianco-verde, amaranto invece gli ospiti lombardi. Mitteruzna Arcieri 1-0, segna Stefano Arcieri, quest'anno il bomber del Brixen con 72 reti all'attivo. Il Cassano in decima posizione in classifica, dicevamo, una squadra giovane che pratica un gioco veloce, che si è con Nicola Jezdimirovic. È finito a lato il primo tiro degli ospiti, ripartono i brissinesi. Mitteruzner, servito i balli, entri di balli, porta a due le marcature dei padroni di casa. Palla che è deviata in angolo da Endre Tiballi, angolo eseguito iniziale del campionato. Viereer che ha iniziato la partita nella porta di Giulio. Di Giulio, doppio intervento di Luca Monciardini, prima su Di Giulio e poi su tiro di Arcieri. ...2-0, inizio dunque positivo per il Brixen. Salvati Mazza, Jezdimirovic venuto a rinforzare la squadra per migliorare possibilmente la posizione di classifica in questo girone di ritorno. C'è il fallo di Endre Tiballi su Federico Mazza. Adesso c'è Jezdimirovic al centro, fermato da Ivalli, salvati Jezdimirovic, Mazza il capitano che converge al centro, finta, branca, molto veloce Ivan Salvati. Mazza, tiro di Mazza, finisce a lato, rimette Viereer,
palla veloce, verticalizzazione, Fantinato all'ex di turno, sfondamento di Hamzic, prontamente rilevato dagli arbitri. Ed è ancora via di no a Jezdimirovic. Buon inizio partita di Alex Wierer. Fantinato, ricordo, sono venuti a Bressanone proprio da da una posizione non proprio favorevole. Monciardini non ha difficoltà a deviare. Ed è ancora Wierer a parare il tiro di Mattia Dorio, solo dalla posizione dei 6 metri. Concentrate al massimo nei tiri a rete. Il risultato rimane per il momento fermo sul 3-1 quando sono giocati 7 minuti. I balli, Hamzic, Wiederutzner. E questa volta Hamzic centra la porta difesa da Monciardini e aumenta il vantaggio dei padroni di casa. Mazza in cabina di regia, Salvati sulla terzina di mezzo destro, Jezdimirovic su quello di sinistro che scambia frequentemente. Nicola Jezdimirovic non fallisce il bersaglio, accorcia 4-2. Per il momento Flavio Ciutura è ancora in panchina. Da notare che ultimamente fa ruotare molto spesso i giocatori in campo proprio per consentire loro Tagliano Barrotti, Fantinato, e anche Fantinato si vede parare il suo tiro da Monciardini, certamente l'arbitro ravvisa il fallo laterale, palla consegnata ai biancoverdi pissinesi. Dicevo di Luca Monciardini che sicuramente in questo inizio di partita è più efficace della sua squadra, come del resto anche Wierer nella porta pissinese. Bordata di Hamzic nell'angolo basso della porta difesa da Monciardini. Vediamo ora che al centro dell'attacco ospite si è piazzato Alberto. E la panchina ospite chiede il primo time out. Davide Kolec, l'allenatore, avrà certamente da aggiustare l'una e l'altra cosetta sia in difesa che in fase di attacco. Un inizio all'insegna dei bianco-verdi brissinesi. Hanno iniziato questo girone di ritorno
con la vittoria a Siracusa, mantenendo il distacco alla quarta posizione in classifica, l'ultima utile per accedere ai playoff finali per l'aggiudicazione del titolo. In panchina tuttora anche Gianluca Dapiran, venuto da Trieste alla fine del giorno di andata, proprio per rafforzare ancor più la rosa dei ragazzi di Ciutura. Si riprende con Mazza, Mazza Salvati, Lazzari, questa volta il passaggio di Mazza è fuori misura e la palla finisce a lato, le mette Vierer e mette in moto l'azione offensiva dei biancoverdi. Al numero 44 Usman Kaber, rigore sacrosanto. Al tiro Stefano Arcieri, Arcieri in sacca senza difficoltà, palla sulla sinistra di Monciardini. Finora la difesa bianco-verde è riuscita a contenere le sfuriate ospiti, mentre Stefano Arcieri si becca 2 minuti per avere spintonato da dietro il suo avversario. La panchina non è proprio d'accordo con la decisione, intanto però c'è il rigore per gli ospiti. Nella porta bressinese entra Valerio San Paolo, il titolare sarà lui. Piazzato tra i piedi di San Paolo, e così il Cassano accorcia lo svantaggio. Bressanone adesso in inferiorità numerica. In campo è entrato il numero 14 Gianluca Dapiran, che prende posizione sulla posizione di ala sinistra. Mitterhoff palleggia, Hamzic finta, Valli, Hamzic, Mitterutzner, veloce giro palla, Valli non riesce a far pervenire la palla a Di Giulio, la mano dell'arbitro è alzata. Ecco allora che è proprio Adria Di Valli con una potente bordata ad andare a segno. Salvati, Mazza si alza, serve l'ala, e questa volta il numero 81 Visentin infila la porta difesa da Vierer.
Devon Snare. Ed è ancora Andrić con una fiondata a superare il portiere ospite. Seconda rete in inferiorità numerica per il Brixen, 9-4. Salvati, Mazza, fermato da Hamsic. Salvati, bloccato da Piran, giocatore con la grande esperienza di aver giocato in squadra come Trieste. Fallo di Fantinato, certamente il fallo c'era, secondo me il rigore no, perché non è che il giocatore abbia già avuto la chance di tirare. Mazza che esulta per aver segnato il suo secondo rigore. Da Piran, Hamsic, vediamo che Cassano ha cambiato il suo assetto difensivo piazzando scatenato Ardi Anibali, che va ancora a segno. Adesso le reti si susseguono in un ritmo impressionante. Di Giulio, Hamsic, Belli, un bello servizio per incomprensibilmente questa volta gli arbitri non ravvisano il fallo degli ospiti che tornano in attacco in possesso di palla. Questa volta Mierer si oppone bravamente al tiro di Mazza, indirizzato all'incrocio dei pali. La palla finisce in fallo laterale per la rimessa del Cassano. Salvati, Lazzari, Mazza. Tiradorio in possesso di palla, Salvati, molto veloce Salvati, ed è anche bravo che con un tiro da sotto in fila Mirer. Nove metri. Ora l'inferiorità numerica e il Bressanone. Il passaggio di Ivalli verso Hamsic finisce lato per il malinteso tra i due. Palla che torna in possesso degli ospiti, che manovrano con i soliti Salvati, Lazzari al centro. Bel servizio per l'ala Filippo Branca, il cui tiro però è bravamente parato da Wierer. Da Piran, bravo Gianluca Da Piran, che con questa rete porta il risultato sull'11-7. È la prima rete di Gianluca Da Piran qua a Bressanone, anche il suo esordio casalingo. Intanto si susseguono
i cambi. Sull'ala destra adesso ha preso posto Giacomo Deccio. Bella finta di Alberto Lazzari, che ha spiazzato completamente tutta la difesa brissinese, e gli ospiti riescono ad accorciare le distanze dalle 5 reti di poc'anzi. Adesso si è tornati al meno 3, a conferma di quello che si andava dicendo poc'anzi, ossia che il Cassano è una squadra giovane, molto veloce, che ha in mazza chiaramente Jezdimirovic, due le sue punte più incisive, ma che anche con Lazzari e Salvati ha due giocatori di notevole livello e tasso tecnico. Dicevamo del Cassano, che all'inizio di questo campionato ha perso numerosi giocatori dello scorso anno, prima fra tutti Capitan Moretti, Cossamai e Saitta, passati tutti al conversato, e appunto Ardi Anibaldi e Marco Fantinato, che sono approdati qui a Bressanone. Attualmente la squadra si trova, diciamo, nelle zone medio basso della classifica, al decimo posto, però con un consistente vantaggio sulle ultime tre e non tanto lontane dalle altre squadre di centro classifica che lo precedono. Basic rimette in gioco la palla, nel mentre il Brixen è tornato al completo. Basic, Niederutzner, Endri, Tiballi, c'è il fallo di due per il numero 44, 12-8, quando siamo giunti pressoché al ventesimo del primo tempo. Sarà ora il Cassano Magnago a giocare in inferiorità numerica, come ormai è uso in pressoché tutte le squadre. L'allenatore ha tolto il portiere, si avvale dunque dell'extra player, con il rischio più che noto. Deccio, fallo su Alberto Lazzari e Gianluca Dapiran deve prendere posto in panchina. Rigore decretato dai signori Dionisio Maccarone. Il tiro Federico Mazza, che ha già tre reti al suo attivo, di cui due su rigore. Aumentando il suo bottino personale a 4 reti ed accorciando il risultato sul 12-11. Dobbiamo constatare, quando siamo giunti al ventesimo del primo tempo, che la partita è piacevole, giocata con grande velocità su entrambe i lati, con un Brixen che conduce sì la partita, però non riesce a scolarsi di dosso gli avversari. Ciutura! Ecco l'esperienza di Ciutura e la intesa con Andrea Basic ha fruttato questo gol, che riporta a 4 il vantaggio di Bianco.
Controverdi. Andrea Pasic. Manovrano nuovamente gli ospiti con la Bruna adesso, la Bruna al centro dell'attacco. Milanovic sulla posizione di terzino destro. Fallo di Endri Tiballi su Alberto Lazzari. Milanovic. Bellissima finta di Simone Labruna che spiazza tutta la difesa brissinese, poco attenta in questo frangente. Non è la difesa del Brixen che abbiamo visto sabato scorso a Siracusa. Qualcuna di troppo. Cintura dovrà aggiustare qualcosa nell'assetto difensivo. Bel servizio di Aceri su Di Giulio. Si segna la sua prima rete. Segna Di Giulio. Lazzari. Ed è ancora Alberto Lazzari che in un tiro dalla posizione mezzadestra sorprende Vierer. Tiballi, fallo su Andrea Basic, su Ardia, su Endri Tiballi, scusate. 9 metri eseguito da Ardia Di Balli. Marcatura avanzata di Lazzari su Ardia Di Balli. Di Giulio, Mitterutzner, Ciucura. E questa volta gli arbitri avvisano il fallo di sfondamento contro Ardia Di Balli. Lazzari, la Bruna, Milanovic. Questa volta il numero 27, Simone Labruna, che dalla posizione di mezzo sinistro insacca nell'angolo lungo di Vierer. Palla Endri Tiballi, braccato dalla difesa ospite, galvanizzata la squadra lombarda ovviamente dal risultato. Ai parziali che la vedono ormai sotto di sole due reti, con una difesa molto alta. Arcieri, Di Balli, Mitterutzner, fallo di Milanovic su Basic, 9 metri. La mano dell'arbitro alzata, bella campanella tra Ciutura e Mitterutzner, però Monciadini è attento e riesce a deviare la palla oltre la sua porta. Ecco che torna in campo anche Federico Mazza con il numero 85, Milanovic, anche il Bressanone gioca con la difesa avanzata con Mitterutzner.
Vlahovic che punta alla difesa, finta, fallo di Mitrovic da dietro, 9 metri. Mazza, finta di Mazza, la palla finisce a Mattia Dorio, il cui tiro però è parato da Wierer. Il passaggio di Arcieri viene deviato sotto il podesto del pubblico, gli arbitri non concedono l'angolo, ma consegnano la palla al Cassano che ha l'opportunità di accorciare ulteriormente il parziale quando mancano esattamente 3 minuti alla fine del primo tempo. Mazza, Milanovic, la Bruna, Torio, fallo, punizione eseguita da Mattia Dorio. Milanovic che si gira su se stesso, il tiro è bloccato dalla difesa che però commette fallo, 9 metri. Che finisce alle spalle di Wierer, poco felice in questo frangente, e così il Cassano riesce a portarsi a meno uno quando mancano 2 minuti alla fine del primo tempo. Adesso in campo è venuto mister Ciutura, Ardi Aniballi, Ciutura, Ciutura che tra l'altro nella sua classe il doppio appoggio in file alla porta dei Monciardini, 15-13. La Bruna che manovra con Milanovic e Mazza e retrovie. Il passaggio di La Bruna finisce a lato, malinteso con il suo compagno di squadra. Ultimo minuto col Brixen che ovviamente cercherà di rimpinguare il risultato divenuto ormai abbastanza risicato. Ciutura, Ardi Aniballi, Mitrovic, e il tiro di Mulek, il giovane Mulek col 34, entrato al posto di Di Giulio, viene parato da Monciardini, la palla resta però in mano ai brissinesi. Che si impapera, il Cassano viene via in contropiede e va a rete con il numero 30. Mitrovic va a segno, però l'arbitro è dell'opinione che la palla allo scoccare della sirena non abbia ancora oltrepassato la linea di porta. Comunque sia, il primo tempo finisce sul 15-14, un risultato quanto mai stretto per i padroni di casa che nel primo quarto d'ora avevano conseguito un vantaggio di 5 reti, assottigliatosi poi via via per le belle folate offensive degli ospiti, che soprattutto con Lazzari e la Bruna e Salvati hanno più di una volta sorpreso la difesa brissinese, oggi non proprio al meglio della sua condizione. Ci fermiamo per il momento, a più tardi.
Ich stand vor 15 zu 14 für unsere Mannschaft. Beginnen wir diese zweite Hälfte in der Hochdorn.
Bentornati anche qua per la ripresa di questo avvincente incontro tra il Brixen e il Cassano sul risultato di 15-14 dopo un avvincente primo tempo all'insegna del Bressanone nei primi 15 minuti e direi del Cassano nei secondi 15 minuti. Il Cassano che ha saputo riportarsi sotto dopo un inizio abbastanza deludente, sotto di 5 reti, poi però la difesa bressinese non ha saputo trovare le misure giuste contro i veloci giocatori ospiti. Adesso il tiro di Mazza è finito oltre la traversa, in porta ha preso posto Valerio San Paolo. Fantinato, Ciutura deve compiere un'acrobazia per tenere sotto controllo la palla passatagli da Fantinato. Sul ruolo di pivot adesso Maximilian Brucker. Fantinato, Ciutura è entrato, Brucker, i brissinesi reclamano il rigore che secondo me ci sarebbe stato vista la difesa in area, però 9 metri. Fantinato, Brucker, Peter Utzner, bel tiro di Christian Peter Utzner che segna la sua prima rete. Mazza serve il suo compagno di squadra che però viene fermato fallosamente. Usman Kaber che ha preso posto adesso sul ruolo di pivot. Lazzari al centro, Mazza, Lazzari, Mazza, fallo, su Salvati, Mazza si alza in elevazione, finta, però è fermato fallosamente dalla difesa brissinese, mano alzata per il passivo. Questa volta il Brixen è fortunato perché la palla viene deviata sul palo. Mitter Otsner che va via in seconda fase. Hamzic che serve Henry Di Valli, che non ha difficoltà ad andare a segno. Pare molto deciso il Bressanone in questa prima fase della ripresa. C'è qualche avvicendamento in campo. Sono i giovani, Mülek sull'ala destra, Puck su quella sinistra, Mitter Utzner e da Pirani in difesa. Il tiro di Mazza finisce a lato. Evitabili. Fantinato, Mitter Utzner, Ciutura che converge al centro e lascia partire un tiro dei suoi contro il quale Monciardini nulla può. Sul risultato di 18-14 la panchina cassanese ritiene di dover chiamare a bordo campo i giocatori per chiarire l'uno e l'altro aspetto. Il Brixen ha dimostrato di poter agevolmente ripartire nel parziale, a condizione però di non commettere i numerosi
le numerose disattenzioni, soprattutto in ambito difensivo. Reparto notoriamente molto forte della squadra, che per oggi ha dimostrato più di una incertezza contro le veloci scorribande dei giocatori ospiti. Giacomo Visentin sulla palla, c'è da asciugare il parquet nei pressi della panchina bianco-verde. Ecco Lazzari. Mazza, Salvati, Usman, Caber, Mazza, Lazzari riesce nuovamente a entrare nella difesa prissinese, però viene fermato all'ultimo momento. Salvati, bloccato Lazzari da Mita Rozner. Salvati, questa volta Valerio San Paolo è pronto sul tiro di Salvati, che consente ai suoi di ripartire in velocità. Hamzic questa volta doveva starci decisamente, l'esclusione di due minuti. Invece non è così, gli arbitri si limitano a concedere 9 metri. Peter Rutzner sciutura, avvicendamento in campo per consentire ai fratelli Iballi di prendere fiato per una finale di partita che potrebbe anche essere molto fallo. Su Mita Rozner, 9 metri. Drucker, Mita Rozner, Cetura. Mita Rozner viene bloccato da Mirovic. Santinato si alza in elevazione e questa volta è fortunato, perché la palla viene deviata dalla difesa e nulla può il tuo bravo Luca Monciardini. Il tiro di Mazza è stato parato da Valerio San Paolo, per giustamente la palla viene riconsegnata agli ospiti per un fallo. Lazzari, Mazza, Salvati, Caber, Mazza, il numero 44 Usman riesce ad entrare in possesso di palla e a segnare dalla posizione di pivot. Questa volta la palla di Mita Rozner finisce a lato. Confusione sull'uno e sull'altro fronte, con errori madornali questa volta da parte di Giacomo Visentin, che da posizione molto promettente non riesce ad andare a segno. Torna in campo Ardi Aniballi quando siamo giunti all'ottavo minuto del secondo tempo. Santinato, sorvegliato speciale, i suoi ex compagni, incertezze nel controllo della palla. Iballi va a segno, però aveva commesso anche fallo di passi, per cui gli arbitri giustamente concedono i 9 metri.
Ciutura. Questa volta il passaggio di Ciutura finisce direttamente nelle mani di Jezdimirovic. Jezdimirovic che sul fronte opposto riesce ad andare a segno. Vediamo cosa concedono questa volta gli arbitri per una spinta da dietro. 2 minuti al numero 53. Jezdimirovic, nome difficilmente pronunciabile. C'è il rigore per il Brixen e l'opportunità di Ciutura, non felice il bersaglio, e riporta la sua squadra al più 4. Salvati Mazza, salvati. Salvati, bloccato da Biancoverdi. Mazza, salvati. Lazzari. Valerio San Paolo non si fa sorprendere. Fallo di Caber su Hamzic. Continui avvicendamenti nella formazione bianco-verde. Palla per la sinistra, e sono nuovamente 5 i gol di vantaggio per il Brixen quando siamo giunti al decimo del secondo tempo. Mentre il Bressanone avvicenda continuamente i suoi giocatori in campo, non si può dire altrettanto del Cassano, che si affida in prevalenza ai suoi pezzi migliori, che sono appunto, come detto, Lazzari, Salvati e Mazza, che però con l'andare del tempo potrebbero anche risentire la fatica. Mazza viene bloccato da Marco Fantinato. Mazza che ha preso un colpo, non ho capito bene dove, preferisce comunque uscire momentaneamente dal campo. E va a far posto a Simone Labruna. Lazzari, Labruna. Questa volta la difesa brissenese è attenta a non far penetrare Lazzari tra le proprie maglie. Lazzari, salvati. La Bruna, fermato da Fantinato. 9 metri con la mano degli arbitri alzata, no, anzi questa volta Valerio San Paolo si fa sorprendere dal tiro da Alberto Lazzari.
Hanzic. Hanzic offre una bellissima palla a Endre Pivalli, che dalla posizione di pivot va a segno, riportando a 5 il vantaggio per i suoi. La Bruna, salvati la Bruna, Lazzari. Bel tiro, sotto mano. Ti sorprende completamente Valerio San Paolo. Pivalli, Fantinato, Brucker, converge al centro Fantinato, Endre Pivalli, anzi Adrian Pivalli, palla deviata oltre la traverso, la porta ospiti. Adesso c'è stato l'avvicendamento, bellissima parata di Valerio San Paolo, che manda in seconda fase i suoi. Adrian Pivalli falciato letteralmente, e adesso ci saranno, immagino, 2 minuti a carico di Usman Kaber, sinora distintosi piuttosto per i falli commessi. Primo minuto di esclusione per la 44 del Cassano, Usman Kaber. Questa volta il tiro di Ciutura viene neutralizzato dal secondo portiere, il numero 93, Nicolò Riva. Uno dei pochi rigori sbagliati da Davor Ciutura, però ovviamente oltre alla bravura del tiratore conta anche la reazione del portiere in questo frangente vincente. La Bruna questa volta commette sfondamento, palla per Dapiran, che non ha difficoltà a inserire nella porta vuota. Proprio questa l'incognita. Gianluca Dapiran, dell'extra player, che appunto in caso di perdita di palla offre agli avversari l'opportunità di segnare a porta vuota. Endre Pivalli deve lasciare momentaneamente il campo per un colpo preso alla faccia. ...23-18 il risultato, il parziale, quando ci stiamo dirigendo verso la metà della ripresa. La perdita di Endre Pivalli chiaramente sarebbe un problema per la difesa bianco-verde, è lui il perno della difesa. Al suo posto adesso c'è Arnat Hamzic, con Dapiran che pure si schiera al centro della difesa e sollecita i suoi a muoversi. Nikola Jezdimirovic entra di forza, la difesa viene però fermata da Fantinato. La Bruna, con Lazzari che impegna costantemente la difesa pressinese con le sue veloci azioni veloci. La palla ha superato la linea di porta, per cui Ciutura, Dapiran. Luca Dapiran, che si sta inserendo sempre meglio nell'organico bianco-verde,
ha segnato la sua terza rete proprio all'inizio di ripresa. Bella azione del Cassano che col numero 29 Filippo Branca riesce a sorprendere Valerio San Paolo dall'ala destra. In campo adesso Müllecker, Hamzic, Lapiran, Drucker e Fantinato. Palla persa Bressanone, seconda fase degli ospiti, questa volta il tiro di Mattia Doglio finisce sul palo, seconda fase dei bressanesi, i balli che però consegna la palla agli ospiti al 29, Branca che però si fa la palla da Valerio San Paolo. Molto più efficiente Giacomo Vizentin che invece si ritrova in mano la palla sulla linea dei 6 metri e infila Valerio San Paolo. E il Cassano torna sotto di una rete, sono 24-21 il risultato parziale, dunque 3 reti di vantaggio per i biancoverdi che faranno bene a non mollare nella loro concentrazione. Santinato, Ciutura, Hamzic, gran tiro di Hamzic, altrettanto bella però la parata di Nicolò Riva. Qui ci sta rivelando un ricambio azzeccato e non fa rimpiangere per nulla il titolare Luca Monciardini. Mazza è tornato in campo, manovra con Dorio, questa volta Valerio San Paolo si oppone praticamente a Simone Labruna, da Piran, Hamzic, palla di, questa volta il tiro di Stefano Arcieri finisce a lato e riparte il Cassano. Ovviamente ha preso consapevolezza di poter conseguire anche un risultato utile qua a Bressanone, va a rete con Federico Mazza. Federico Mazza beccato dal pubblico reagisce. Bressanone che era partito molto bene in questo primo frangente di ripresa sta ritornando ai suoi vecchi errori. Ciccura, palla per Müllecker, molto attenta alla difesa ospite. Fantinato, Ciccura, Arcieri, ben bordata di Stefano Arcieri che si rivela micidiale anche dalla posizione di terzino sinistro. Una rete che molto utile per il Bressanone per mantenere il vantaggio di 3 reti. Mazza, Jezdimirovic, Labruna, Dorio, Mazza e Jezdimirovic che è lasciato solo, non ha difficoltà a insaccare la breve distanza. 25-23, partita tuttora avvincente e tutto sommato equilibrata, anche se il Bressanone Arcieri, palla per Drucker,
Bella parata ancora di Riva. E il Cassano si esalta per questa rete di Giacomo Visentin. E siamo sul 25-24. Il Bressano non riesce a scolarsi di dosso il Cassano, che si fa sotto minacciosamente. Adesso servirà un'accelerata, se non ci sono, se no potrebbe. Non riescono a entrare nella difesa ospite. Rubata la palla. E l'81 Giacomo Visentin con la sua quarta rete porta in parità le sorti dell'incontro. 25 pari quando mancano 9 minuti alla fine dell'incontro. Adesso coach Ciuttura dovrà inventarsi qualcosa se non vuole vedersi esposto a brutte sorprese. Un Cassano molto quadrato, bisogna dire, che ha saputo reagire anche in questo secondo tempo ai momentanei vantaggi del Brixen, che sembrava avviato a un risultato positivo senza soverchie difficoltà. Invece il Cassano, sia per le belle parate dei propri portieri sia per le veloci azioni d'attacco, riesce a mettere in difficoltà i più quotati brisinesi, che come dicevamo all'inizio partita erano sì favoriti a pronostico, però così come si stanno mettendo le cose Ciutura, ecco, dovranno mettercela tutta e soprattutto badare a certi errori anche in fase di attacco per evitare i velocissimi capovolgimenti di fronte degli ospiti. Adesso Ciutura fa tornare in campo i suoi giocatori più esperti, visto che i giovani locali non sono riusciti a imprimere che servono per Arcieri. Ed è, non è finita, ma c'è un altro passaggio sbagliato. Il Cassano ringrazia e imposta la sua prossima azione. Qua si sta profilando un finale di partita al cardiopalmo. Vedremo come andrà a finire quando mancano 7 minuti al termine della partita. Mazza che manovra al centro con Jezdimirovic, che si sta anch'esso rilevando un vero rinforzo della formazione di Coach Kolec. Mazza bloccato da Dapiran. Mano degli arbitri alzata in segno di passivo. Jezdimirovic, questa volta Valerio Sampaolo compie una prodezza. Ora ogni pallone scotta. Vivalli, Ciutura, che lo comanda ad Arcieri di rimanere dall'ala. Ciutura converge al centro. Vivalli, e questa volta il rigore ai padroni di casa. Nicolo Riva, questa volta Ciutura non si fa sorprendere e riporta in vantaggio la sua squadra. 26-25. Mazza che sta chiamando il sistema.
c'è Dapiran che lo tiene d'occhio, difesa molto profonda del Brixen per evitare che i giocatori ospiti. Questa volta c'è il fallo su Fantinato, va via il Brissanone con Ordi Anivalli che però si ferma per impostare con calma l'azione offensiva. Torna in campo Andrea Basic sulla posizione di pivot, che con tutta la sua esperienza può sicuramente dare i balli. Fantinato serve Basic. Meno male che Valerio Sampaolo ci mette una pezza ed evita così il possibile nuovo pareggio dei lombardi. Arcieri, Ciutola, troppe palle perse dai brissinesi che si trovano in evidente difficoltà di fronte anche alla aggressiva difesa degli ospiti. Ardi Anivalli va a segno, sono due le reti di vantaggio. Cassano che cerca di entrare sul numero 85, Federico Mazza, palla che rimane in possesso dei lombardi, che però hanno chiesto adesso il time out evidente per organizzarsi in questi ultimi 4 minuti abbondanti che rimangono alla fine della partita. Risultato tuttora a vantaggio dei brissinesi, però due reti sappiamo che nella paramano sono poco e niente, che possono svanire in un nulla. Valerio Sampaolo con le sue ultime parate ha consentito ai suoi compagni di squadra di mantenere il vantaggio, che adesso andrà saggiamente amministrato fino alla fine. Ora non sono più consentiti errori e soprattutto sono da evitare inutili espulsioni, perché il sopra numero potrebbe anche essere decisivo in questo ultimo frangente di partita. Caber rimette a Mazza. Salvati, Jezdimirovic, Mazza, Jezdimirovic, il tiro di Jezdimirovic è parato da Valerio Sampaolo, che si sta rilevando decisivo in questa fase finale dell'incontro. Ora serve l'esperienza soprattutto dei giocatori più esperti, con Ciutola che è tornato a dirigere il suo in campo. Fantinato, una rete in questo frangente di partita potrebbe essere decisiva. Basic, Andrea Basic va a segno in una situazione molto delicata la partita. Ora sono tre le reti di vantaggio del Brixen quando mancano 3 minuti alla fine. Mazza, Jezdimirovic, Mazza che finta il passaggio al pivot. Jezdimirovic, Mazza, la palla è indirizzata al pivot che però non riesce a prenderla. Mattia Dorio rimette la palla in azione, la difesa brissinese si oppone. Questa volta però Mattia Dorio solo dai 6 metri non riesce ad andare a segno, colpisce solamente il palo e la palla torna
in mano ai brissinesi, che a due minuti dalla fine si trovano in vantaggio di 3 reti. Cetura si è fatto ora di amministrare sapientemente questa palla senza ancora rendere passivo, che sicuramente gli arbitri fischierebbero in caso di Ciutola. Di Balli, Mamzic, la mano degli arbitri è alzata, palla che Barcieri, ecco Novanzi, è finita Dapiran, Gianluca Dapiran, bloccato fallosamente dalla difesa ospite, tiro dai 7 metri sotto le proteste dei giocatori e della panchina avversaria, che chiaramente con questa ultima azione vede sfumare le sue possibili chance di riagguantare il punteggio. Torna in porta Luca Monciardini, che cercherà di opporsi a Davor Ciutura, che chiaramente dovrà insaccare per andare sul sicuro. Finta, e con questa rete di Davor Ciutura l'incontro è virtualmente chiuso. 4 le reti di vantaggio che in un minuto non potranno certamente essere recuperate. Scocca ora l'ultimo minuto con il Cassano in possesso di palla, Mazza che non riesce a servire Dorio, 9 metri. La Bruna, palla parata da Valerio San Paolo. È scoccato all'ultimo minuto, sotto la gioia ovviamente della tifoseria locale, che vede concretizzarsi una vittoria che a 5 minuti dal termine sembrava tutt'altro che sicura. Sono gli ultimi scampoli di partita, i Balli, Basic, Faltinato, Ciutura, Dapiran, Gianluca Dapiran, come l'ultimo sigillo a questa partita che finisce 30-25 sotto l'entusiasmo della tifoseria locale. Una partita al cardiopalmo finita a favore dei padroni di casa, che però hanno dovuto mettercela tutta per avere ragione di un Cassano sorprendentemente forte, che ha dimostrato di valere molto di più della posizione che attualmente occupa in classifica, ossia la 10ª posizione. Brixen, che a par sua ha dimostrato delle inaspettate difficoltà contro una squadra veloce, soprattutto in difesa. È mancato anche poi una certa domestichezza nelle azioni di attacco, e c'è voluta tutta l'esperienza dei vari Alcieri, da Piran, Ciutura, Basic, e soprattutto di Valerio San Paolo, che alla fine è risultato l'uomo vincente di questa partita. Finisce qui questo incontro diretto dai signori Dioniso e Maccarone, e che consegna il Brixen alla fase finale di Coppa Italia, che si giocherà il fine settimana prossimo, e col Cassano che sicuramente avrà altre occasioni per conseguire risultati più confacenti di quelli che possono sembrare dalla posizione di classifica. Ringrazio Paolo Cestari, vi ringrazio per l'attenzione e vi auguro ancora una buona sera.